come promesso, ecco la recensione audio della GoPro. Quindi mettetevi le cuffie e ascoltate con attenzione la differenza di suono con e senza il Karma Grip, con e senza l'audio RAW di ProTune, con e senza l'attivazione manuale dell'audio. 1, 2, 3 prova. Partiamo con il primo dei test. Sto passeggiando, c'è un po' di arietta effettivamente, ma la telecamera è senza frame, con le impostazioni native, normali. Quindi niente ProTune, niente di nulla attivo. Nuda e cruda come esce dalla scatola. Questo è il primo dei test. Andiamo a montare il Karma Grip. Stesse impostazioni, stessa distanza, stessa aria, stesso vento, tutto uguale, non cambia assolutamente nulla dalla ripresa che abbiamo fatto precedentemente, se non che adesso la telecamera si trova all'interno del Karma Grip. Infatti è molto più stabile l'immagine, ma in questo caso a noi interessa il suono. Andiamo a staccare di nuovo la telecamera dal Karma Grip e andiamo ad attivare le impostazioni per il vento. Continuiamo la nostra passeggiatina, abbiamo attivato il controllo manuale dell'audio e abbiamo attivato l'opzione solo vento. C'è un po' di arietta, potrebbe essere utile magari l'utilizzo di questa impostazione. Ho rimesso la GoPro all'interno del Karma Grip e siamo sempre con il controllo manuale attivo e con l'opzione vento attivata. Continuate a stare attenti e sentite le differenze dei suoni, come cambiano con il Karma Grip e senza il Karma Grip. Proseguiamo con i nostri test. Telecamera nuda senza Karma Grip, controllo manuale audio attivato, in questo caso con l'opzione stereo. Che ve ne pare? Che ve ne pare? Prova, ditemelo voi. Che ve ne pare? Tutto uguale a prima, quindi controllo manuale attivato, opzione solo vento, attenzione che non scivolo qua per terra che è tutto bagnato, la telecamera è all'interno del Karma Grip. Questa volta abbiamo spento il controllo audio manuale, siamo con la telecamera nuda senza Karma Grip, abbiamo attivato il ProTune e abbiamo messo l'audio in RAW livello alto. Ho fatto dei test anche con il livello medio e con il livello basso, ma non cambia, cioè cambia solo il fatto che si sente molto meno l'audio. Vado a mettere il Karma Grip e a fare lo stesso test. ProTune acceso, audio RAW acceso a livello alto e passeggiata costante. Non ho ancora provato, ma visto che siamo anche in RAW, quindi in teoria qualitativamente l'audio dovrebbe essere migliore, provo un po' a spostare il gimbal e a muoverlo a destra e a sinistra, viverà un po' il mal di mare, magari vado avanti, faccio una passeggiata così, cerco di spostarmi per sentire se fa dei rumori, perché non so se questi motori facciano effettivamente rumore mentre si muove il Karma Grip. Mi sta venendo il mal di mare, lo so, scusatemi, ma è un test di quelli seri questo. Siamo quasi giunti alla fine anche di questo test, la telecamera è nuda, abbiamo il ProTune attivo con il file audio RAW e abbiamo messo l'audio manuale attivato, anche quello, con l'opzione solo vento. Tra l'altro in questo momento un po' di venticello è ritornato su perché sono in campo aperto e vedremo dall'audio a computer come si comporta. Passeggiamo, abbiamo rimesso la telecamera dentro al gimbal e siamo nella stessa situazione di prima, quindi audio RAW attivato e opzione vento attivata nelle opzioni manuali dell'audio. Che ve ne pare? Siamo quasi giunti alla fine di questo test perché stiamo provando la telecamera nuda con il ProTune attivo e con l'audio manuale su solo stereo. Vado a mettere il gimbal e poi abbiamo finito anche questo test. Ecco qui l'ultima delle impostazioni possibili con la telecamera, ovvero ProTune attivo, audio manuale attivo su solo stereo e gimbal sulla nostra telecamera qui sulla GoPro. Non mi resta che andare dentro in ufficio e vedere come sono venuti fuori tutti questi test. Spero vi sia stato utile questo video. Se vi è piaciuto, spolliciate verso l'alto, iscrivetevi qui sotto
al mio canale e vi chiedo di commentare perché voglio anche i vostri pareri su questo tipo di audio, perché ieri durante la recensione mi sono accorto che effettivamente c'erano delle grosse differenze tra telecamera nuda e telecamera con il Karma Grip. Quindi a voi i commenti. Ciao!